Terzo anello, ad alta voce. Se questo è un uomo, di Primo Levi. Una buona giornata. La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo. È una proprietà della sostanza umana. Gli uomini liberi danno a questo scopo molti nomi e sulla sua natura molto pensano e discutono. Ma per noi la questione è più semplice. Oggi e qui il nostro scopo è di arrivare a primavera. Di altro ora non ci curiamo. Dietro a questa meta non c'è ora altra meta. Al mattino, quando in fila in piazza dell'Appello aspettiamo senza fine l'ora di partire per il lavoro e ogni soffio di vento penetra sotto le vesti e corre in brividi violenti per i nostri corpi indifesi e tutto è grigio intorno e noi siamo grigi, al mattino, quando è ancor buio, tutti scrutiamo il cielo a oriente a spiare i primi indizi della stagione mite e il levare del sole viene ogni giorno commentato. Oggi un po' prima di ieri, oggi un po' più caldo di ieri. Fra due mesi, fra un mese, il freddo ci darà tregua e avremo un nemico di meno. Oggi per la prima volta il sole è sorto vivo e nitido fuori dell'orizzonte di fango. È un sole polacco, freddo, bianco e lontano. E non riscalda che l'epidermide, ma quando si è sciolto dalle ultime brume, un mormorio è corso sulla nostra moltitudine senza colore. E quando io pure ho sentito il tepore attraverso i panni, ho compreso come si possa adorare il sole. Das Schlimmste ist vorüber, dice Ziegler tendendo al sole le spalle aguzze. Il peggio è passato. Accanto a noi è un gruppo di greci, di questi ammirevoli e terribili ebrei salonichi tenaci, ladri, saggi, feroci e solidali, così determinati a vivere e così spietati avversari nella lotta per la vita, di quei greci che hanno prevalso nelle cucine e in cantiere e che perfino i tedeschi rispettano e i polacchi temono. Sono al loro terzo anno di campo e nessuno sa meglio di loro che cosa è il campo. Ora stanno stretti in cerchio, spalla a spalla, e cantano una delle loro interminabili cantilene. Felicio, il greco, mi conosce. L'année prochaine à la maison, mi grida, ed aggiunge à la maison par la cheminée. Felicio è stato a Birkenau, e continuano a cantare, e battono i piedi in cadenza, e si ubriacano di canzoni. Quando siamo finalmente usciti dalla grande porta del campo, il sole era discretamente alto e il cielo sereno. Si vedevano a mezzogiorno le montagne, a ponente, familiare e incongruo, il campanile di Auschwitz, qui un campanile, e tutto intorno i palloni frenati dello sbarramento. I fumi della Buna ristagnavano nell'aria fredda e si vedeva anche una fila di colline basse, verdi di foreste. E a noi si è stretto il cuore, perché tutti sappiamo che là è Birkenau, che là sono finite le nostre donne, e presto anche noi vi finiremo, ma non siamo abituati a vederlo. Per la prima volta ci siamo accorti che, ai due lati della strada, anche qui i prati sono verdi, perché se non c'è sole, un prato è come se non fosse verde. La Buna no. La Buna è disperatamente ed essenzialmente opaca e grigia. Questo sterminato intrico di ferro, di cemento, di fango e di fumo è la negazione della bellezza. Le sue strade, i suoi edifici si chiamano come noi, con numeri o lettere, o con nomi disumani e sinistri. Dentro al suo recinto non cresce un filo d'erba, e la terra è impregnata dei succhi velenosi del carbone e del petrolio, e nulla è vivo se non macchine e schiavi, e più quelle di questi. La Buna è grande come una città. Vi lavorano, oltre ai dirigenti e ai tecnici tedeschi, 40.000 stranieri, e vi si parlano 15 o 20 linguaggi. Tutti gli stranieri abitano in vari lager che alla Buna fanno corona, il lager dei prigionieri di guerra inglesi, il lager delle donne ucraine, il lager dei francesi volontari e altri che noi non conosciamo. Il nostro lager, Judenlager, Vernichtungslager, KZ, fornisce da solo 10.000 lavoratori che vengono da tutte le nazioni d'Europa. E noi siamo gli schiavi degli schiavi, a cui tutti possono comandare
e il nostro nome è il numero che portiamo tatuato sul braccio e cucito sul petto. La torre del carburo, che sorge in mezzo alla buna e la cui sommità è raramente visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l'abbiamo costruita. I suoi mattoni sono stati chiamati Ziegel, Brick, Tegola, Cegli, Kamenny, Bricks, Teglak, e l'odio li ha cementati. L'odio e la discordia, come la torre di Babele. E così noi la chiamiamo, Babelturm, Bobelturm. E odiamo in essa il sogno demente di grandezza dei nostri padroni, il loro disprezzo di Dio e degli uomini, di noi uomini. E oggi ancora, così come nella favola antica, noi tutti sentiamo, i tedeschi stessi sentono, che una maledizione, non trascendente e divina, ma immanente e storica, pende sulla insolente compagine, fondata sulla confusione dei linguaggi ed eretta a sfida del cielo come una bestemmia di pietra. Come diremo, dalla fabbrica di Buna, attorno a cui per 4 anni i tedeschi si adoperarono e in cui noi soffrimmo e morimmo innumerevoli, non uscì mai 1 chilogrammo di gomma sintetica. Ma oggi le eterne pozzanghere, su cui trema un velo iridato di petrolio, riflettono il cielo sereno. Tubi, travi, caldaie, ancora freddi del gelo della notte, sono grondanti di rugiada. La terra smossa degli scavi, i mucchi di carbone, i blocchi di cemento, esalano in lieve nebbia l'umidità dell'inverno. Oggi è una buona giornata. Ci guardiamo intorno, come ciechi che riacquistino la vista, e ci guardiamo l'un l'altro. Non ci eravamo mai visti al sole. Qualcuno sorride, se non fosse della fame. Poiché tale è la natura umana, che le pene e i dolori simultaneamente sofferti non si sommano per intero nella nostra sensibilità, ma si nascondono, i minori dietro i maggiori, secondo una legge prospettica definita. Questo è provvidenziale e ci permette di vivere in campo. Ed è anche questa la ragione per cui così spesso nella vita libera si sente dire che l'uomo è incontentabile, mentre, piuttosto che di un'incapacità umana per uno stato di benessere assoluto, si tratta di una sempre insufficiente conoscenza della natura complessa dello stato di infelicità, per cui alle sue cause, che sono molteplici e gerarchicamente disposte, si dà un solo nome, quello della causa maggiore, fino a che questa abbia eventualmente a venir meno, e allora ci si stupisce dolorosamente al vedere che dietro ve n'è un'altra, e in realtà una serie di altre. Perciò, non appena il freddo, che per tutto l'inverno ci era parso l'unico nemico, è cessato, noi ci siamo accorti di avere fame. E ripetendo lo stesso errore, così oggi diciamo, se non fosse della fame. Ma come si potrebbe pensare di non avere fame? Il lager è la fame. Noi stessi siamo la fame. Fame vivente. Al di là della strada lavora una draga. La Benna, sospesa ai cavi, spalanca le mascelle dentate, si libra un attimo come esitante nella scelta, poi si avventa alla terra argillosa e morbida e azzanna vorace, mentre dalla cabina di comando sale uno sbuffo soddisfatto di fumo bianco e denso. Poi si rialza, fa un mezzo giro, vomita a tergo il boccone di cui è grave e ricomincia. Appoggiati alle nostre pale, noi stiamo a guardare affascinati. A ogni morso della Benna le bocche si socchiudono, i pomi d'Adamo danzano in su e poi in giù, miseramente visibili sotto la pelle floscia. Non riusciamo a svincolarci dallo spettacolo del pasto della draga. Sigi ha 17 anni ed ha più fame di tutti, quantunque riceva ogni sera un po' di zuppa da un suo protettore, verosimilmente non disinteressato. Aveva cominciato col parlare della sua casa di Vienna e di sua madre, ma poi è scivolato nel tema della cucina, e ora racconta senza fine di non so che pranzo nuziale e ricorda con genuino rimpianto di non aver finito il 3° piatto di zuppa di fagioli. E tutti lo fanno tacere. E non passano 10 minuti che Bela ci descrive la sua campagna ungherese e i campi di grano turco e una ricetta per fare la polenta dolce con la meliga tostata, il lardo e le spezie e viene maledetto, insultato, e comincia un terzo a raccontare. Come è debole la nostra carne. Io mi rendo conto appieno di quanto siano vane queste fantasie di fame,
ma non mi posso sottrarre alla legge comune e mi danza davanti agli occhi la pasta asciutta che avevamo appena cucinato Wanda, Luciana, Franco ed io in Italia, al campo di smistamento, quando ci è giunta a un tratto la notizia che all'indomani saremmo partiti per venire qui. E stavamo mangiandola. Era così buona, gialla, solida. E abbiamo smesso, noi sciocchi, noi insensati, se avessimo saputo. E se ci dovesse succedere un'altra volta? Assurdo. Se una cosa è certa al mondo, è bene questa, che non ci succederà un'altra volta. Fisher, l'ultimo arrivato, cava di tasca un involto, confezionato con la minuzia degli ungheresi, e dentro c'è mezza razione di pane, la metà del pane di stamattina. È ben noto che solo i grossi numeri conservano in tasca il loro pane. Nessuno di noi anziani è in grado di serbare il pane per un'ora. Varie teorie circolano per giustificare questa nostra incapacità. Il pane mangiato a poco per volta non si assimila del tutto. La tensione nervosa necessaria per conservare il pane, avendo fame, senza intaccarlo, è nociva e debilitante in alto grado. Il pane che diviene raffermo perde rapidamente il suo valore alimentare, per cui quanto prima viene ingerito, tanto più risulta nutriente. Alberto dice che la fame e il pane in tasca sono addendi di segno contrario, che si elidono automaticamente a vicenda e non possono coesistere nello stesso individuo. I più, infine, affermano giustamente che lo stomaco è la cassaforte più sicura contro i furti e le estorsioni. «Moi, on m'a jamais volé mon pain», ringhia David battendosi lo stomaco concavo, ma non può distrarre gli occhi da Fisher, che mastica lento e metodico, dal fortunato che possiede ancora mezza razione alle 10 del mattino. «Sacré benard, va!» Ma non soltanto a causa del sole oggi è giorno di gioia. A mezzogiorno una sorpresa ci attende. Oltre al rancio normale del mattino, troviamo nella baracca una meravigliosa marmitta da 50 litri, di quelle della cucina di fabbrica, quasi piena. Templer ci guarda trionfante. Questa organizzazione è opera sua. Templer è l'organizzatore ufficiale del nostro comando. Ha per la zuppa dei civili una sensibilità squisita, come le api per i fiori. Il nostro capo, che non è un cattivo capo, gli lascia mano libera e con ragione. Templer parte seguendo piste impercettibili, come un segugio, e ritorna con la preziosa notizia che gli operai polacchi del metanolo, a 2 chilometri di qui, hanno avanzato 40 litri di zuppa perché sapeva di rancido, o che un vagone di rape sta incustodito sul binario morto della cucina di fabbrica. Oggi i litri sono 50. E noi siamo 15, capo e Vorarbeiter compresi. Sono 3 litri a testa. Uno lo avremo a mezzogiorno, oltre al rancio normale, e per gli altri 2 andremo a turno nel pomeriggio alla baracca, e ci saranno eccezionalmente concessi 5 minuti di sospensione del lavoro per fare il pieno. Che si potrebbe desiderare di più? Anche il lavoro ci pare leggero con la prospettiva dei 2 litri densi e caldi che ci attendono nella baracca. Periodicamente viene il capo fra noi e chiama «Wer hat noch zu fressen?» Questo non già per derisione o per scherno, ma perché realmente questo nostro mangiare in piedi furiosamente, scottandoci la bocca e la gola, senza il tempo di respirare, è «fressen», il mangiare delle bestie, e non certo «essen», il mangiare degli uomini, seduti davanti a un tavolo, religiosamente. «Fressen» è il vocabolo proprio, quello comunemente usato fra noi. Maester Nogala assiste e chiude un occhio sul nostro assentarci dal lavoro. Anche Maester Nogala ha l'aria di avere fame e se non fosse delle convenienze sociali, forse non rifiuterebbe 1 litro della nostra broda calda. Viene il turno di Templer, a cui con plebiscitario consenso sono stati destinati 5 litri prelevati dal fondo della marmitta. Che Templer, oltre a essere un buon organizzatore, è un eccezionale mangiatore di zuppa e, cosa unica, è in grado di svuotare l'intestino volontariamente e preventivamente in vista di un pasto voluminoso, il che contribuisce alla sua capacità gastrica stupefacente. Di questo suo dono egli va giustamente fiero, e tutti, anche Maester Nogala, ne sono a conoscenza. Accompagnato dalla gratitudine di tutti, il benefattore Templer si chiude pochi istanti nella latrina, esce radioso e pronto e si avvia fra la generale benevolenza a godere il frutto della sua opera. «Nu, Templer,
Hast du Platz genug für die Suppe gemacht? Al tramonto suona la sirena del Feierabend, della fine del lavoro, e poiché siamo tutti, almeno per qualche ora, sazi, così non sorgono litigi, ci sentiamo buoni, il capo non si induce a picchiarci e siamo capaci di pensare alle nostre madri e alle nostre mogli, il che di solito non accade. Per qualche ora possiamo essere infelici alla maniera degli uomini liberi. Al di qua del bene e del male. Avevamo un'incorreggibile tendenza a vedere in ogni avvenimento un simbolo e un segno. Da ormai 70 giorni si faceva attendere il Wäschetauschen, che è la cerimonia del cambio della biancheria, e già circolava insistente la voce che mancava biancheria di ricambio perché, a causa dell'avanzare del fronte, era preclusa ai tedeschi la possibilità di far affluire ad Auschwitz nuovi trasporti, e perciò la liberazione era prossima, e parallelamente l'interpretazione opposta, che il ritardo nel cambio era segno sicuro di una prossima integrale liquidazione del campo. Invece il cambio venne, e come al solito, la direzione del lager pose ogni cura perché avvenisse improvvisamente ad un tempo in tutte le baracche. Bisogna sapere, infatti, che in lager la stoffa manca ed è preziosa, e che l'unico modo che noi abbiamo di procurarci uno straccio per nettarci il naso o una pezza da piedi è appunto quello di tagliare un lembo di camicia al momento del cambio. Se la camicia ha le maniche lunghe, si tagliano le maniche, se no ci si accontenta di un rettangolo dal fondo o si scuce una delle numerose rappezzature. In ogni caso, occorre un certo tempo per procurarsi ago e filo e per eseguire l'operazione con qualche arte, in modo che il guasto non sia troppo evidente all'atto della consegna. La biancheria sporca e lacera passa alla rinfusa alla sartoria del campo, dove viene sommariamente rappezzata, indi alla disinfezione a vapore, non al lavaggio, e viene poi ridistribuita. Da ciò, per salvaguardare la biancheria usata dalle accennate mutilazioni, la necessità di far avvenire i cambi nel modo più improvviso. Ma sempre, come al solito, non si è potuto evitare che qualche sguardo sagace penetrasse sotto il telone del carro che usciva dalla disinfezione, in modo che in pochi minuti il campo ha saputo dell'imminenza di un Wäschetauschen e per giunta che questa volta si trattava di camicie nuove, provenienti da un trasporto di ungheresi arrivato 3 giorni fa. La notizia ha avuto immediata risonanza. Tutti i detentori abusivi di seconde camicie rubate o organizzate, o magari onestamente comperate con pane per ripararsi dal freddo o per investire capitale in un momento di prosperità, si sono precipitati alla borsa, sperando di arrivare in tempo a riscambiare con generi di consumo la loro camicia di riserva prima che l'ondata delle camicie nuove o la certezza del loro arrivo svalutassero irreparabilmente il prezzo dell'articolo. Valentina Carnelutti ha letto Se questo è un uomo di Primo Levi. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it